Ok, siete riusciti a produrre un suono? Perfetto. Visto che vi ho menzionato il diaframma, è giusto parlarne. Allora, il diaframma è il muscolo più importante per cantare. È importante per cantare e soprattutto per respirare. Ok? È la cosa fondamentale questa. Praticamente, il diaframma è un muscolo involontario che si muove da solo, anche quando dormiamo, ok? E il nostro problema è addomesticarlo, imparare ad usarlo in base alle nostre esigenze. Primo, impareremo dov'è. Secondo, a cosa serve, a come si muove, ok? Allora, dov'è? È la base della cassa toracica, quindi qua. Bella cassa toracica, importante. Ok, perfetto. A cosa serve? Serve per dare appoggio all'aria che uscirà per cantare. Come si muove? Si abbassa e si alza. In questo modo. Perfetto. Tra l'altro abbiamo una bella diapositiva del diaframma. È questa qui. Vedete, c'è la cassa toracica, polmoni, e sotto il diaframma, quel muscolo che fa così, ok? È quel muscolo che ci permette di cantare, oltre ovviamente le corde vocali. Perfetto. Allora, come prendere aria per utilizzare il diaframma? Vi ho detto di gonfiare la pancia prima, ma era solo un esercizio per farvi capire quanta aria vi serve per cantare, va bene? Ora, la respirazione corretta si chiama respirazione costo-diaframmatica. Ripeto, costo-diaframmatica. Ok. Funziona in questo modo. Al posto di gonfiare la pancia, voi dovreste gonfiare la cassa toracica. Qua. E lasciate andare. Sempre con la bocca, eh? Ancora. Ancora una. Ok, questo perché? Perché così riuscirete a prendere molta aria partendo dalla base dei polmoni, quindi i polmoni si riempiono tutti d'aria e poi il diaframma va molto più spazio per agire, per muoversi. Ok, quando prendiamo aria il diaframma si abbassa, così, va giù. Quando la lasciamo andare il diaframma si rialza, torna nella sua posizione originale. Il nostro intento è di lasciarlo giù. Ok, perché comunque quando cantiamo poco o tanta di aria ne esce, di conseguenza il diaframma sale. Noi dobbiamo cercare di tenerlo basso. C'è un esercizio molto semplice da fare per fare in modo che il diaframma resti basso. Ok. Prendiamo aria. Così. Poi dobbiamo immaginare di spingere verso il basso, di spingere tutti i nostri muscoli verso la terra, di schiacciarli. Sentirete che gli addominali si induriscono. Così. E poi lasciate andare. Non è più gonfiare la pancia e tenere dura la pancia, ma la parte in alto. Di conseguenza sentirete indurire questa parte qua, che va verso il basso. Vedete, le mie mani si muovono anche. Poi lascio andare e torno indietro. Rifaccio. Prendo aria. Schiaccio. Così. Vedete le mie dita. E lascio andare. Quello che faccio vedere. Così, vedete, sto spingendo verso il basso. Ecco, questo è il primo esercizio per capire come il diaframma deve rimanere quando cantiamo. Facendo in questo modo, il diaframma resta basso. Basso perché crea appoggio all'aria, crea come un piedistallo all'aria che sta uscendo. Di conseguenza,
appoggiandolo, abbassandolo, creiamo spazio per l'aria per agire attraverso la laringe. Perché più spazio ha l'aria, meglio è. Di conseguenza, se dobbiamo imparare ad abbassarlo, quindi a creare spazio per l'aria che si muove. Ok, questo è un esercizio fondamentale. Lo dovreste fare tutti i santi giorni per 20 minuti. Tutti i santi giorni. Deve diventare una respirazione naturale. Prendete aria e spingete verso il basso. Vedi, il diaframma si muove in questo modo. Si prende aria. Quando spingiamo, si abbassa. Vedete il disegno? Sta basso. E poi lasciamo andare. Ve lo ripeto per l'ennesima volta. Schiacciamo. Vedete le mie dita che vanno anche avanti. La pancia è molle, ma questa parte qua si indurisce perché il diaframma sta basso. E poi lasciamo andare. Ogni volta che lo fate, fate un respiro che rilassate tutti i muscoli. Ok? Fatelo, è fondamentale, è la base del canto. Ok? È il piedistallo della vostra voce, il diaframma. Senza di questo non si può cantare. Adesso riprendiamo l'esercizio che abbiamo fatto all'inizio. Vi ricordate, no? Gonfiare la pancia, indurre gli addominali e far uscire aria poco attraverso i denti. Adesso lo utilizziamo però con la respirazione giusta per cantare. Di conseguenza, allarghiamo il torace, facciamo la respirazione costodiaframmatica, schiacciamo verso il basso e facciamo uscire poca aria. Ok. Finché non avete quasi più, ripeto, non dovete diventare blu, mi raccomando. Ancora una volta. Così. Ok. Voi lo fate più lungo possibile. Allora, per imparare ad addomesticare il diaframma c'è un esercizio molto semplice dove non dovete emettere nessun suono per ora. Ok, ve lo faccio vedere. Vi ho detto che bisogna schiacciarlo verso il basso, no? Il diaframma quando inspiriamo si abbassa, dobbiamo tenerlo lì. Lo metto di profilo che si vede bene. Allora, noi prendiamo l'aria e spingiamo verso in fuori, così. Vedete che si muove? Ok. Questo tipo di movimento lo dovete fare a intervalli regolari. In questo modo. Vedete? Piano, lento. L'importante è che siano intervalli molto regolari. Riproviamo. Prendiamo aria. Ok, dovete sempre immaginare di schiacciare verso il basso, eh? Perfetto. Vi consiglio di farlo con un metronomo. Partite a 70, che è molto lento, poi man mano aumentate. In questo modo. Adesso non ho un metronomo, però voi sicuramente lo avrete. Ok. Così, riprendiamo aria. Non vi chiedo di andare così veloce, però man mano che lo farete riuscirete ad raggiungere una certa velocità. Questo serve per addomesticare il diaframma, per abituarlo a tenerlo giù ogni volta che si prende aria. Così. Tac, e sta lì. Niente di più facile. Provate.